Let's play. Ciao a tutti, scuole e pesciolini, sono Mami DD dell'Italian Sharks e ho l'eco di fondo di Emanuele 98. Ti sono fatto prendere un po' dalla mano, scusami. Esatto, siamo qui in compagnia, ma che cavolo sto dicendo? Siamo qui in compagnia con Peperozzo che fa rima con sto cazzotto. Bravo, lo stavo per dire però. Ma pure quello con sto cazzo fa rima, però. Vabbè, meglio. Subito che entri nel volgare. Aspetta, c'è anche Mattia, giusto? C'è Mattia proprio il mondo. Mattia 87! Saluto YouTube. Ciao. Quello che gli piace. Ciao Mattia, ciao Mattia, ciao Mattia, ciao Mattia. Ciao Mattia. Mattia. Il nostro pubblico. No, non dire troppe parole, che se pagano. Hai capito? No, ma voi non si è sentito proprio. Cioè, lo invidiamo, non si scrive e si muta. Va bene. Comunque, andiamo avanti. Ecco, hai detto qualcosa! Hai detto qualcosa e non sapevi cosa dire, ma tu sei un pazzo! Ok. Ravviva, dici cosa ne pensi degli Italian Sharks, punto, dillo! Fanno cagare! Oh, chi ha detto fanno cagare che mo lo banno da internet? Ti banno da internet! Oh, zitto! Ah, Mattia, cosa ne pensi degli Italian Sharks? Fanno cagare. Posso mandare? Ok, Mattia. Ok, se parli così tanto però siamo costretti a mettere un'ora e mezza di musica in sottofondo per coprire il tuo silenzio. Parli comunque molto, abbiamo delle domande. Ero andato via. Ah, ecco. Abbiamo delle domande. Aspetta, Ema, abbiamo delle domande che ci ha fatto Gabriele Ragona. A questo punto le stesse domande che sono state fatte a noi facciamo rispondere anche a Mattia. Sicuramente vai. Saranno delle facciamo così. Allora, Gabriele Ragona ha chiesto che sport facevamo da piccoli e quante finestre o cose in generale abbiamo rotto con palloni, palline, eccetera. Ah, neanche a me me lo fai, grazie. Ecco, vabbè. Allora comincio io, visto che Gabriele Ragona l'ha fatta direttamente a me, comincio io. Che sport facevo da piccolo? Giocavo a pallone, ragazzi. Ho fatto judo, ho fatto basket, ho fatto pallacanestro, ho fatto tutto. Ho fatto piscina, ho fatto tennis, ho fatto pure rugby. Sono durato poco, ma ho fatto rugby. Ho fatto palla avvelenata, si chiama così. Ho fatto tiro con l'arco. Ho fatto basta, non ho fatti più. Quante ho rotto di tutto comunque con i palloni, ragazzi. Cioè, a casa è no, a palla a mano volevo dire. Non è uno sport, palla avvelenata. Hai ragione. Che devo dire, ho rotto tutto. Cioè, orologi, quadri, balconi. Cioè, usavo il balcone della camera dei miei. C'era una tenda davanti. Lo usavo tipo porta. E mio fratello che tirava le punizioni dall'ingresso. Fantastico. A girare perché doveva scansare il letto, che era tipo la barriera. Va bene, cedo la parola. Vai, a chi? Io allora, in poche parole c'è da dire che come sport non ho fatto tanto. Ho fatto solo 5-6 anni di karate e poi ho fatto solo calcio. Quindi emenavi le persone. Minchia, non si è dimenticato tutto. Poi cosa ho rotto con i palloni? Di tutto, te lo giuro, in mezzo all'aria di tutto. Pali della luce. Ti immagini, giocavo, no? A calcio giù nei parchi qua dietro, tiravamo i palloni alti solo per prendere i pali. LOL. LOL. Le macchine di tutto, te lo giuro. Pure macchine. Vabbè, sai, lo specchietto, il fanale, il paraurti, oppure tutto. I bozzi sulla carrozzeria. Quanti ne ho fatti? Usare la macchina come porta. Sì. Perché quando usciva il vecchietto dal condominio che ti diceva "Mobu, sto pallone, Mobu!" La gente da sopra il balcone. Oddio. Va bene. E Peper, invece tu che sport facevi? Io facevo solo calcio, sono un bambino molto carino, però ho fatto 6 anni. E poi Peper, dove giocavi? Difensore penale. Difensore penale. Giocavo in carcere. No, vabbè. No, questo lo devo dire. Difensore. Ok. Ma destro o sinistro? Aspetta. Centrale. Mami, secondo me era panchinaro o difensore centrale? Panchinaro o difensore centrale? No. 3 anni capitano e 4 anni capocannoniere. Vabbè. Dalla difesa tiravi. Capocannoniere. Difensore. Che cazzo è? Scusami. No,
non lo so. Ah, ho capito, io, ma gli hanno calcolato gli autogol. Che bastardo. No. Non lo so, neanche. Vabbè. Va bene. Le grazzate di Paper, tutto. Poi andiamo avanti. Ecco. Ah, ho rotto pure una gamba. Uno. Vabbè. Sì, io devo mettere uno, ti faccio mio fratello. Ecco, vabbè. Bravo. Io ho rotto la testa a mio fratello, gli ho fatto una mossa di judo sulla libreria, però. Va bene. Mattia, tocca a te, dai. Dici qualcosa. Che sport facevi da piccolo? Se ci sei ancora. Non posso parlare un attimo? Vabbè, mutati, dai. Ok. Ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti anche voi che sport facevate da piccoli e la cosa più divertente che avete rotto. Cioè, scrivetelo qui sotto, facciamoci delle risate. Cioè, mi voglio sbellicare a ridere i commenti. Ha detto Mattia, non ho mai rotto niente perché sono una brava persona. Che stai dicendo? Che noi siamo cattive persone? Sì. Ora, ragazzi, passiamo alla prossima news. Vi dico, facciamo dico io. Vai. Allora, la prossima news è che io andrò a Comic Con e forse verrò prima. Se c'è qualche scritto di Napoli, io sto a Comic Con. Quindi se mi incontrate, volete scambiare due parole, un caffè, slinguazzato, qualcosa, non lo so. Ma perché mentre tu dicevi slinguazzato io stavo facendo il segno della chiavata? Mamma mia. Cioè proprio la teleparti cinesi. Mamma mia, vai. Beh, non, ma Emanuele, non penso solo di Napoli. Ma digli in che date sarai lì? È il date tutti e quattro giorni. Wow, Marò. Ok, no, ragazzi. Me ne torno a casa dopo i quattro giorni, sai con i piedi come? A stare tutto il giorno dalle 8 di mattina a camminare fino alle 6 del pomeriggio. Arriva a casa tipo alle 8 di sera, te lo giuro, ucciso. Io solo un giorno sì, però vengo. Ti voglio vedere. Mamma mia. Paper, ma tu pure se vai a camminare il sabato sera vicino alla statale e torni a casa ucciso, cioè voglio dire. Non è che sei allenato. Ma insieme a mamma. Mamma mia. Ok, ragazzi. Allora, cambiamo un attimo argomento e passiamo sul Facebook. È startato? Sì, è startato, porca miseria. Eccomi, siamo su Facebook, siamo sulla nostra fanpage, ragazzi. Come vi dicevo, abbiamo lanciato un paio di giochini divertenti. Uno lo sta gestendo completamente, siete spacciati. Ed è questo qui dove vedete disegni strani, che non si capisce un cazzo, sembrano fatti da un bambino. Non potevai. Cioè guardate questo, cosa sembra? No, aspetta, ho cliccato male! Ma che cavolo? Ma pure Chrome mi lagga, ragazzi. Cioè, manco LOL, Chrome mi lagga. Ma proviamo a scherzare. Cioè, ragazzi, questo che cos'è? Io sarò pure pervertito che lo vedo strano. Però a me non sembra tutto eccetto che un coniglio. Comunque, se vi volete divertire con noi, venite sulla fanpage e partecipate a questi giochini. Convertile. Penso che nel convertile. Ma come venite? Ma mi date uno sporcaccione. Guarda, stanno pure i pantaloni dello sporcaccione. dopo il coniglio. Da dire che non solo sulla fanpage, se volete venite pure su TS e noi vi mandiamo a fanculo volentieri. Sì, ci divertiamo a mangiare una scarsa. Comunque sì, se partecipate a questo giochino le regole sono molto semplici. Dovete indovinare quello che c'è scritto nell'immagine, avete un solo tentativo. E se siete i primi ad indovinare, quindi i primi che indovinano vincono il punteggio che c'è scritto in alto. Tenere Facebook sempre aperto. Esatto, praticamente. E poi se non sapete che cos'è, sparatela. Cioè, sparate una stronzata, male che vada. Cioè, la azzeccate. Un altro giochino che abbiamo lanciato, se vi va di partecipare, ci fa piacere, ci divertiamo anche noi tutti insieme, è questo. Cioè, praticamente rispondete a questo commento con un commento su questo post, fatelo da cellulare, perché i cellulari hanno i suggerimenti delle parole, sapete? E quindi potete scrivete le prime 5 parole che trovate, cioè che vi vengono suggerite dal cellulare, e vediamo che frasi strane escono. Chi non ha un cellulare si attacca a giocare all'altro gioco, va bene? Non fare queste domande di cavolo. Ora passiamo un attimo ad un'altra notizia. Siamo su YouTube anche per questo mese, ragazzi. La classifica dei migliori fan, i più coinvolti. Vediamo al primo posto Jackie-san direttamente dal Giappone. Poi c'è Nicolas Reynoso, Dragon Lux. Jackie-san, uno che viene dal Giappone, te l'ho detto.
No, no, ma se mi ricordo bene quello che ha fatto. Vabbè, lasciami. Poi ci sta Jusix, ci sta David388, Denial Network, Jaco, ci sta un po' di gente. Yoho Ido, Jaco, sì sì, Jaco. Jaco 1299. Yoho Ido, se ci stai ascoltando, ti ricordo che tu hai vinto una giornata con noi. Cioè, o un mese o un episodio con noi. Quindi vieni a sfruttare, vieni già a trovare, porco zio. Hai vinto una giornata con mami, attenzione che ti sto. Il baffo. Ok, chiudiamo allora questo vlog. Ok, ci ritroviamo. Siete rimasti qui connessi con noi. Perché Ema vi deve dire una cosa molto importante. Vai Ema. Allora, c'è da dire che quest'anno le aziende vanno molto bene. Infatti quella di Mamid sta... No Ema, non dobbiamo parlare della borsa. Quello è nel prossimo vlog. Ah, è la borsa? Di mia mamma, sta tirando la figlia. Scende vicino. Allora, scherzi a parte, scherzi. Abbiamo iniziato a fare le ranked sul LOL. Cioè, ma io e Mamid abbiamo iniziato a fare le 2 giù sul LOL. Ovvero 2 giù ranked insieme. Se volete, noi già ne abbiamo fatte 6. Le ranked di piazzamento. Mamid già ne ha fatte 6. Io e Mami già abbiamo fatte 6. Se volete le altre 4 le recchiamo. Cioè non le no, che recchiamo? Il mio computer esplode, che recchiamo? Vabbè, se volete magari noi recchiamo. Cioè, se voi volete recchiamo qualche ranked. Giusto Mami? Giusto, vale, giusto. Comunque è molto importante, ma hai dimenticato la cosa più importante, che su 6 ranked quante ne ho vinte? Allora abbiamo fatto 6 ranked, ne abbiamo vinte 4 carriate, Mami 0. Morto! Vabbè, che cavolo vuoi? Aspetta, vi dico un attimo gli score, li vedo subito. Aspettate, restate in linea. Aspettate, zitti. Sneaky sneaky. Allora, vediamo un poco. Vediamo un po' questo bronzo, vediamo, partite. Ma che bronzo? Allora, stavamo giocando con i silver. 4-3-16. Mamma mia, E indovinate un po' con chi giocavo? Con Sona. Con Sona cosa? Con giocavo. Chi? Non è vero, quella era la partita di prima. Oh. Stavo giocando con Sona. Te l'hai mai giocato con Sona? 6-2-20. Anche lì giocavo con Trash. Era tutte e due volte a Tigera. No, è vero, non lo dire! È vero. È il supporto della situazione, in pratica, vero? Vabbè, comunque, perlomeno, farmavo bene. Sì. C'è da dire. La prima era la seconda ranked. Sì? Duo. Sì. In mezz'ora aveva 32 minion. Ma che cavolo dici? Ce ne avevo 45. Lo score che ha fatto finale, volete sapere qual è di quella rank? 2-7-15. Hai visto? Ero buono. Come support mia, però. Va bene. Di sottofondo c'era pure la canzone Farmo male. Ragazzi, comunque, non potete pretendere che io gioco a di carry e gioco poi veramente come a di carry. Perché io sono così bravo che con la di carry gioco support. Cioè. No, ma poi c'è da dire che Mami di gioca con 3 gold tra poco. Un altro po' sì. MMR così alto che incontriamo Silver 1, Silver 2. C'è sì. Oh, l'ultima bot lane, cavolo. Noi eravamo un bronzo, perché stai con uno smurf, e un unranked contro un Silver 1 e un Silver 2. Ma mi hai dato del bronzo? No, perché tu sei bronzo. O mio maestro nero. Cioè, cintura nera del terzo dan. Perché sei proprio down. Adesso le ranked. No, mio maestro terzo down. Per favore. Ragazzi, perché Mami se gioca da solo. Sì, perché c'è Ema che mi consiglia. Cioè, non è che mi carri alle partite Ema. Anche ogni tanto sì, è vero. Ma io gioco bravo. E che lui mi dice: no, non andare qua, vai qui, fatti quello, uccidi quello, spara lì, fai qua. Io non capisco niente, poi impazzisco. Comunque, se vi siete divertiti in questo vlog, vi ricordo, lasciateci un commentino, rispondete, giocate, interagite con noi e veniteci a trovare su Facebook, dove ci sono i giochi in atto, su TS e Google Plus. Ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao a tutti. Ciao! Oh!